Quando ero piccola c'era la tradizione di andare a casa della nonna per aiutarla a fare i dolci tipici della tradizione napoletana. Mi divertiva moltissimo quando era il momento di fare gli struffoli, perché era solita accompagnare la preparazione con una filastrocca che a suo dire si tramandava nella nostra famiglia da tempi immemorabili. La filastrocca diceva così: Piccerè, piglia farina. L'uova fresche alla gallina, zucchero, burro e fai una pasta e tagliala a palline finché basta. Mo però a friggere ci pensa nonna tua, pa t'evitai fa a bua. Ma piensaci tu o miele a cucuzzata e reavulille con fettine colorata. Accussì a Natale struffole se fanno, ricordatella, quando sarò lontana. Ma gli struffoli non sono stati inventati da napoletani, sono stati portati qui da noi dai greci. Un cibo tutto mediterraneo che per prepararlo si usavano ingredienti semplici e tipici delle terre che questo mare bagna. Per avere notizie degli struffoli negli antichi ricettari, dobbiamo aspettare il 1634, quando Giovan Battista Crisci pubblica a Napoli La Lucerna dei Cortegiani, il primo vero repertorio di prodotti e specialità del centro-sud. Egli scriveva: struffoli in monte, guarniti con zucchero e oro. Sarà poi Antonio Latini nel 1694, nello scalco alla moderna, ovvero l'arte di ben disporre i conviti, a riprendere la parola struffoli come piatto di portata in occasione di un banchetto tra altri prelati. Egli infatti ci ricorda struffoli fatti al modo di montagna con banderole sopra, con alcune grotte nelle quali vedevansi diversi animaletti selvaggi fatti di pasta di zucchero. Non esiste la ricetta perfetta degli struffoli, ogni famiglia ha la sua. Una sola cosa accomuna tutti: il modo di mangiarli. C'è sempre qualcuno in famiglia che non usa né forchetta né coltello, ma prende a una la pallina imbevuta di miele con diavolilli e confettini colorati, così come ora sto facendo io. Buon Natale!